frattempo stavamo anche chiacchierando fuori onda dicendo quanto è importante avere la conoscenza di una lingua tra virgolette forte per poter interagire, per poter comprendere linguaggi, culture anche diverse, perché questo poi è l'altro aspetto legato anche alla cultura. Infatti voi nella vostra scuola avete insegnanti madrelingua ma anche di culture diverse, e quindi abituare a proprio questa interazione con un modo di ragionare che viene da chi vive da altre parti. Un attimo solo che c'è un messaggio. Volevo fare i miei complimenti a Elena Morello, che ben interpreta il ruolo di imprenditrice e di rappresentante dell'imprenditoria femminile. Brava, eccolo qua. Forse è un parente questa persona. Grazie no, molto. Non penso. Grazie che sia davvero. Un parente. Mi fa piacere naturalmente. Grazie, i complimenti. Ecco, apprendere anche culture diverse. Quanto è importante, è fondamentale. Fino adesso parlavamo dei nostri ragazzi, di formazione professionale, insomma le mamme parlano sempre dei giovani e dei ragazzi, però in realtà se consideriamo la cosa dal punto di vista anche proprio dell'Unione Europea, che tende a voler valorizzare le singole lingue al punto da volerle tutelare, anche quelle minoritarie, da dotarsi di traduttori, interpreti, no? per fare in modo che ognuno mantenga la propria identità culturale, questo la dice lunga. È un modo per far sì che tutti abbiamo la possibilità di conoscere le altre culture. In questo modo, comprendendo meglio le persone, sappiamo anche meglio come offrire loro i nostri servizi, quindi incoraggiare la mobilità, lo scambio, il lavoro, e questo avviene quando c'è interazione e relazione. In che altro modo se non conoscendo la cultura del paese che ci ospita e parlandone magari anche la lingua, per sentirci più accettati e più vicini a chi ci ospita? Per apprendere una lingua, un po' una curiosità, ci sono varie età, no? Dicono, da un lato, parlavo proprio con un medico che si occupa di Alzheimer l'altro giorno in trasmissione, e raccontava che per ritardare il più possibile questo decadimento cognitivo, anche in presenza di una patologia come l'Alzheimer, hanno studiato, hanno scoperto, insomma, hanno rilevato che imparare le lingue risulta fondamentale, proprio le lingue, dove c'è l'aspetto della memoria, della creatività, dell'interazione, tutta una serie di componenti che proprio supportano il più lento decadimento, perché comunque c'è sempre questo aspetto, ed è molto interessante. E anche questo medico diceva che a seconda dell'età c'è una maggiore o minore difficoltà all'apprendimento per varie ragioni. Voi che sul campo cosa riscontrate? Quali sono le fasce d'età? Quali sono anche le modalità di approccio, e quando sarebbe meglio farlo, insomma? Sul campo riscontriamo che è esattamente come dice questo medico. Normalmente si fa in modo di avvicinare un bambino alla lingua straniera prima del compimento dei 9 anni. Ovviamente sono numeri, sono statistiche, non si può fare tutta un'erba un fascio, però è ben vero che avvicinarli all'età dell'infanzia piuttosto che durante la frequentazione della scuola elementare porta dei risultati notevoli. E questo proprio perché il cervello del bambino è plasmabile. Se pensiamo che quando noi nasciamo la nostra mamma ci parla e noi non facciamo altro che ascoltare e assimilare questo suono, questa voce, per poi uscircene dopo qualche anno in modalità attiva, questo è quello che succede anche ai nostri bambini. Per cui io ho delle mamme che molte volte accompagnano il bambino e dicono: ma è vero che cominciate dai 3 anni, non si può cominciare anche dai 2 e mezzo, mio figlio non li ha ancora compiuti? E io chiedo sempre, intanto, se il bambino è appunto autonomo per avere la possibilità di insomma, farlo sentire a proprio agio, ma al di là di questo non c'è un limite di età. A volte addirittura percorsi tandem mamma e bambino insieme, per fare in modo che questo legame non si sciolga, che diventi tutto più familiare, ma che il bambino veda nella lingua straniera proprio una musica che diventa familiare e pertanto interiorizza in maniera spontanea. Quindi prima è meglio. Diventa una musica, bella questa. È una musica davvero, e posso dirlo proprio per esperienza personale, perché quando si inizia, più consapevole si è, no? Lo vediamo su di noi, sugli adulti. Quando una persona è troppo consapevole si chiede: oddio, ce la farò? E se non capisco? E se
scattano mille se e mille ma. Questa cosa non accade al bambino perché entra, non sa che cosa aspettarsi, non sa che cosa sta facendo, cerca in qualche modo di rispondere alle sollecitazioni che vengono fatte, e ovviamente questo è molto più spontaneo quando il bambino si fa meno domande, no? Quindi affrontare magari i corsi delle lingue senza paure, retici, perché magari tanti devono farlo perché gli aspetta, come diceva lei, un'occupazione particolare, un colloquio da fare di lavoro, delle riunioni di un certo tipo, quindi l'ansia scatta, no? Sì, io pensavo proprio che nella parete della mia scuola ho inserito una scritta che è Yes, you can, proprio per dire ce la puoi fare, perché soprattutto negli adulti, quando si varca la soglia, la prima domanda è: guarda, io non sono proprio portato, quindi che posso farlo anche io un corso di inglese? E io gli chiedo o le chiedo di dimenticare tutto quello che c'è stato fino adesso, come in termini di autoconsiderazione o di esperienza personale, perché a volte ci si porta addosso, cuciti addosso un trauma magari, o un qualcosa accaduto in età scolare piuttosto che un'esperienza di vita, e si pensa di nascere non portati. Dal mio punto di vista, certamente c'è l'orecchio più musicale, c'è quello meno musicale, ma questo è come in uno sport. Sì. Dire però che a prescindere la lingua straniera non fa per sé, non è una cosa che io prendo in considerazione, e faccio in modo che ci sia talmente una fiducia nell'istituzione in questo caso, e nelle persone che lo seguono, la seguono, per cui insomma si crea quell'ambiente così familiare in cui tutto quello che viene detto non esce da queste mura, ma anzi è per te un'occasione di tirarti fuori e di fare quello che non ti permetteresti magari di fare in un altro contesto. Una volta che subentra l'autostima, metà lavoro è fatto. L'autostima, questo è un altro aspetto che fatto bene a tirarlo fuori, perché molte donne ancora adesso non hanno una sufficiente autostima. Alcune, per carità, hanno un ego ipergalattico, infatti magari riescono a ottenere dei risultati o vantarsi dei risultati che magari non conseguono, ma questa è una questione a parte, con tanto donne quanto uomini. Altre invece non hanno l'autostima, e l'autostima tante volte viene scardinata in famiglia stessa, per carità, quindi si scoprono formule educative non idonee, non di valorizzazione, di crescita, di incentive, oppure nell'ambito della coppia. E quindi questo è l'altro problema, accettano situazioni che poi portano a delle degenerazioni. Voi tra l'altro come Comitato Donne l'avete seguite. Come si fa anche a lavorare sull'autostima per consentire lo sblocco dell'acquisizione, perché anche quello, acquisizione di esperienze, di competenze, di consapevolezza. Un attimo solo che ci leggo un altro messaggio: quanto lavoro per parificare i ruoli di genere, però se pensiamo che fino a 80 anni fa le donne non potevano votare e che l'aborto è legalizzato da 50 anni, passi in avanti sono stati fatti. Sì, però se andiamo avanti così, ragazzi, siamo quelli, gli alieni dall'alto dicono questi sono di troglodinti. Questo è un messaggio di fiducia che però effettivamente in qualche modo va colto, perché è vero, procediamo per, apro e chiudo la parentesi per rispondere anche a questa telespettatrice che invia questo messaggio, e i passi da fare sono tantissimi, purtroppo si procede veramente a rilento, però quando vediamo dei macro traguardi come questi, insomma, un pochino il coraggio lo troviamo. Per tornare invece alla domanda, che cosa facciamo per abbattere un po' questo senso di incapacità? Non adeguatezza, esatto. Inadeguatezza. La prima cosa che facciamo è quella di ricordare a chi viene a studiare che non è in un contesto di giudizio. La scuola concepita come forse ce l'hanno un po' insegnata, no? Per cui si va a scuola e si ha un voto, si è in qualche modo oggetto di interrogazione, che ci mette sempre nelle condizioni di dover performare in un certo modo, non è quello che noi chiediamo alla persona che invece sceglie, pagando il di più, di rimettersi in gioco e magari di farlo anche in un'età in cui
non è scontato avere voglia di studiare. Per cui la prima cosa è proprio questa, dire non sei sotto giudizio e sentiti libero di esprimerti, anzi più sono gli errori che tu fai, più riuscirai ad avere delle risposte e tra parentesi i tuoi errori sono il motivo per cui noi esistiamo, quindi se tu non avessi bisogno di noi, noi non saremmo qui. Quindi questo fatto di non avere aspettative né l'uno nei confronti dell'altra, ma nemmeno nei confronti di se stessi o di avere un'asticella che non si può in qualche modo superare, io credo agisce molto, agisca molto sulla l'autostima. Poi per fare invece un discorso un pochino più allargato, la questione dell'autostima nelle donne, ahimè, inficia molto anche l'aspetto professionale e lavorativo, perché invece sono molte le donne che non si mettono in gioco lavorativamente parlando, o per ritornare a quanto dicevamo all'inizio, no? La partecipazione di bandi pubblici, per esempio, io non so, sono sicura di aver capito bene, il mio progetto è all'altezza. Ma perché questo? Perché? Credo sia proprio un fattore culturale. Che c'è anche nelle donne giovani. Che c'è anche nelle donne giovani, per fortuna meno, perché se guardiamo anche allo spaccato delle imprese femminili, a conduzione appunto femminile, non sono poche le donne giovani under 35 che stanno cercando di fare questo passo, magari con un'impresa, una ditta individuale, però sempre sotto forma di impresa, quindi iscrizione alla Camera di Commercio. Però credo sia proprio un retaggio del passato, no? Per cui le donne quando studiavano e se studiavano magari non avevano un fratello maggiore, no? Che in qualche modo aveva la priorità perché è il primogenito e perché magari maschio, e la donna più attenta all'accudimento familiare aveva già un'occupazione o si pensava avrebbe avuto in futuro un marito da accudire, da aiutare, da supportare all'interno del menage familiare, non veniva appunto instradata, dico io, in un percorso accademico piuttosto che. Questo retaggio è molto difficile da abbattere, però è vero che al momento attuale i riflettori veramente sono sulle donne, sono sulla gender equality, quindi sono sulla parità di genere, e lo sono da un punto di vista istituzionale, da un punto di vista datoriale, da un punto di vista sindacale, cioè veramente si sta facendo di tutto il più possibile. Ecco, perché per esempio la disparità di genere è sentita molto per quanto riguarda l'aspetto retributivo o delle carriere, ma lì è quello il discorso che si faceva la battuta, no, fuori onda all'inizio della trasmissione. Mancano i supporti per quelle donne che vogliono avere una famiglia, quindi avere dei figli, un figlio, due figli, e si trovano a dover affrontare tante cose da sole, cioè, oppure la stessa cosa per un uomo, se un uomo deve affrontare da solo perché la moglie magari è iperimpegnata H24, la famiglia in sé per sé non riceve dei supporti, cioè il bonus secondo me non fa il gioco, secondo lei è incentivante dei bonus una tantum per far sì che uno mette al mondo dei figli? È tutto incentivante, purché ci sia supporto. Però dovrebbe avere una continuità. Esatto, purché ci sia supporto, ci siano politiche sociali che appunto aiutano la donna a gestire l'equilibrio lavoro e vita familiare. Molto spesso una donna rinuncia anche alla maternità se desidera avere una carriera professionale, e l'idea è che si debba scegliere tra l'una e l'altra cosa. A me piace anche molto avere queste tante occupazioni, proprio perché è diventata quasi una sfida personale, no? Perché devo scegliere chi voglio essere, cosa voglio fare, in che modo mi devo esprimere. Però è stress. Presto, perché vedo molto. Tantissimo. Sì, assolutamente sì, e soprattutto anche in questo senso mi sento di dire che i supporti ci devono essere, molto spesso ahimè arrivano dai nonni, questi benedetti nonni che ci sono famiglia. E che fanno al posto invece dei supporti che ci dovrebbero essere. Questo. Però ecco, tutto quello che stiamo cercando di fare anche attraverso per esempio la certificazione di parità che viene insomma
che in questo momento è sotto i riflettori per quanto riguarda le imprese che vogliono davvero fare la differenza. Cos'è la certificazione di parità, per chi non la conosce? La certificazione di parità è uno strumento che in qualche modo si inserisce nel famoso PNRR attraverso appunto una misura che è stata recepita a gennaio dell'anno scorso, e però la prassi, diciamo, è stata in qualche modo definita a marzo, sempre del 2022, e che permette alle aziende che vogliono appunto avere attenzione per la presenza della donna all'interno della governance, che vogliono tutelarla da un punto di vista familiare, che vogliono avere un HR, un responsabile risorse umane che è attento alle problematiche familiari, di avere proprio un punteggio che deve essere almeno del 60% per poi appunto riuscire ad avere questa certificazione che permette al datore di lavoro di avere sgravi contributivi, al collaboratore di poter avere una carriera più soddisfacente e anche una vita familiare più tutelata. Quindi ecco una serie di meccanismi che vengono messi in piedi, e di nuovo come le quote rosa, in maniera quasi normata, per fare in modo che ci sia equilibrio di genere. Esatto, perché se non c'è, cioè, forse dalla coercizione poi nasce qualcosa e può diventare anche prassi, questa è una cosa significativa e anche di importanza, se ne infatti è da riflettere anche su questo aspetto, cioè, perché in Europa poi non è così, in altri paesi d'Europa non è così assolutamente. Allora, la certificazione di parità... No, ma a parte la certificazione, cioè, le donne hanno... No, altri, come al solito, lo dico in maniera ovviamente scherzosa, però ecco, l'Italia purtroppo non si distingue da questo punto di vista, perché ci sono i paesi del nord, per esempio Europa, in cui la donna è più occupata, parlando di lingue straniere, in cui invece appunto le percentuali di persone, al di là delle donne, che parlano una seconda lingua sono molto più elevate. In Italia ancora le donne percepiscono il 16% di salario in meno a parità all'ora, a parità di posizione, di ruolo appunto all'interno dell'azienda rispetto all'omologo di sesso maschile. Quindi ci sono appunto dei retaggi culturali che, se da una parte in qualche modo dipingono la famiglia italiana come la famiglia accogliente che appunto coccola magari i propri figli e quant'altro, dall'altra però professionalmente e anche da un punto di vista sociale, di istruzione, ci colloca sempre un pochino più indietro. Ahi noi. Allora Elena Morello, interrompiamo un attimo, andiamo in pubblicità e voi restate con noi naturalmente sempre sul canale 19, tra poco.